Torre Guaceto e Apani. Un susseguirsi di acquitrini e bacini palustri alimentati dai canali Reale e Apani e separati dal mare aperto da penisole e strette lingue di terra appena fioranti, su cui sorgevano due insediamenti fortificati. Nell'età del bronzo, secondo millennio avanti Cristo, la rada di Torre Guaceto era così diversa da oggi che non l'avresti riconosciuta. Per fortuna, le indagini archeologiche sugli scogli di Apani hanno ricostruito l'aspetto di quei luoghi rigogliosi e la vita quotidiana che vi si conduceva. Nei primi secoli del secondo millennio avanti Cristo, le coste del Salento erano un crocevia obbligato di navigazioni, traffici commerciali e contatti tra comunità che attraversavano il canale d'Otranto. Le comunità costruivano abitati che spesso erano dotati di mura fortificate. Bisogna capirli. Parliamo di luoghi strategici per la gestione delle risorse naturali, che controllavano le vie verso l'entroterra, difendevano gli approdi e le aree di culto. Prendiamo Roca. Distrutta da un incendio violento e ricostruita, aveva un rapporto privilegiato con l'Egeo. E infatti è straordinaria la quantità di ceramiche minoiche e micenee, provenienti cioè da Creta e dalla Grecia, qui ritrovate. Genti, merci, gesti, idee e credenze transitavano da una all'altra delle mie sponde, che era un piacere. Lo storico Erodoto, che la sapeva lunga, fu il primo a raccontare che sulle coste pugliesi, o Iapigia, come si diceva allora, erano sbarcati dei naufraghi cretesi di ritorno da una sfortunata spedizione in Sicilia. Roca doveva essere anche bella e monumentale. Ce lo dice un edificio imponente, costruito adottando unità di misura cretesi, probabilmente un tempio. Tanto importante quanto sfortunata. Alla fine dell'età del bronzo, un altro incendio la distrusse.